俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ、ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dark Knight. Siamo nel primo, nel numero proprio 1 di Sword Art Online Holo Realization. Avete già visto dall'intro e dall'immagine che vi ho messo, mi è arrivata la Collector Edition e sono contentissimo e sono qui pronto insieme a voi a giocare a questo magnifico gioco. Già dalle prime immagini che vedete, guardate la grafica, che bella, che spettacolare. Non mi credete? Non ci volete credere? Guardate adesso questo confronto. Vedete proprio la differenza che c'è tra Holo Fragment, che abbiamo giocato su, qua sul canale, penso, spero l'abbiate vista la serie, e Holo Realization. Guardate la differenza, davvero, siamo nel 2016, siamo nel 2016, sì, nel 2016. Comunque questo è il mio loadout, vedete, diciamo, il mio personaggio, come l'ho modificato, anche se vedete che non è molto diverso dal Kirito normale, ma a me, diciamo, non mi dispiace il Kirito normale, quindi già così va bene. E mi hanno dato anche la Annealed Blade, la lama Annealed, che è per chi ha giocato su Art Online Holo Fragment, come regalo. Vediamo che qua ci sono subito Asuna e Lisbeth e Silica, poverine, bloccate davanti a un mostro che devono combattere. Arriva Kirito tutto fiero: non vi preoccupate, ci penso io. Ta-tan! E in 2 minuti io faccio fuori questa bestiaccia, questo bufalo allucinante. Però diciamo che i combattimenti penso li vedremo nel prossimo episodio, e questo era più che altro il tutorial. Io in questo episodio voglio soffermarmi più che altro sulla storia del videogioco, perché uno vuole partire dalla trama, insomma, non dall'azione, almeno a livello di YouTube. Poi lì serve anche un po' di tutorial per, insomma, capire come muoversi, come combattere, tutto quanto. Beh, parliamo un po' della storia. Come sta anche spiegando Kirito, lo potete leggere dallo schermo, questa volta il gioco è in subita, quindi non avete problemi anche per chi non sa l'inglese. Cosa è successo? Hanno voluto fare un mega esperimento, quelli del dipartimento del full dive, ovvero il dipartimento della realtà virtuale, no? Praticamente vi inseriscono questo casco sopra la testa e vi immergete nel mondo virtuale di per sé. Stiamo parlando ovviamente del 2026, perché questo anime barra videogioco è ambientato nel prossimo futuro. Nel 2026 di preciso hanno voluto sviluppare questo nuovo gioco, chiamato Sword Art Origin, riprendendo quello che era già stato Sword Art Online nel 2022-24, diciamo l'inizio e la fine del videogioco. E diciamo che quel videogioco ha dato un'impronta massiccia al mondo dei full dive, come dicevo prima. Qual è il punto? È che la vicenda di Sword Art Online purtroppo ha implicato 4.000 morti, penso lo sappiate, no? Insomma, il problema è che poi il creatore ha impedito a tutti di fare logout e quindi è successo un po' un casino, perché dovevano fuggire dal videogioco, nel senso completarlo per poter essere liberi anche nella realtà. Purtroppo sono morte delle persone e è successo uno scandalo mediatico. E questo videogioco è la ripartenza, per così dire. Cercano in qualche modo di superare quello che è stato quel momento tragico per i full dive. Stanno dicendo: guardate, possiamo ricreare un nuovo Sword Art Online senza bloccarvi dentro, in un certo senso. Possiamo ricreare un gioco, diciamo, bello, ma bello per essere proprio goduto e non per
diciamo, sopravvivere, uscirci o completarlo, per così dire. Cioè, la questione è riuscire quindi a fare questo test definitivo per separarsi dal passato, tra virgolette, orrendo di Sword Art Online. E a Kirito e tutti i suoi amici vengono dati dei codici per la closed beta da Seven, che è una dottoressa che lavora anche al dipartimento del Full Dive. Per chi la conosce, l'ha conosciuta su Alfheim Online, insomma. E quindi siamo qui, vedete qui insieme ad Asuna, ed esploriamo questo Sword Art Origin, questo nuovo videogioco. Guardate, io davvero... sarà che lo dovrò ribadire un po' di volte per crederci, però vi assicuro, quando girovagavo qui nella strada, nella città, nella piazza, non credevo ai miei occhi, la grafica davvero è bellissima. Lo so che ci saranno magari un po' quei bambini che diranno ma io c'ho la 1080, gioco a The Witcher 3 60 frame al secondo, ultra definizione. Lo so, però vi assicuro che questo è un enorme passo avanti. Guardate anche solo la città, come ben strutturata, questa impronta medievale slash gotica, per così dire, che rende un po' l'idea di Sword Art Online come era in principio. Mentre Hollow Fragment era diciamo una città più neutra, questa è proprio un'impronta storica quasi, no? Cioè non è che il gioco si chiama Arte della Spada a caso, insomma è proprio ambientata dentro, diciamo, il Medioevo. Anche i costumi, vedete Asuna come vestita, sembra quasi un costume medievale. E questa cosa mi è davvero piaciuta. Ma mi è piaciuta ancora di più poter girare proprio dentro questa città e vedere, no, ad esempio, dettagli come l'acqua che scorre, o proprio ben definita. Proprio ben definita, e poi poter camminare, no, con tutta questa grafica, no? Abituato ormai ad Hollow Fragment, io queste cose per me erano... Oh, oddio. Alcuni mi diranno, hai scoperto l'acqua calda del 2016. Ma potrà anche essere. Però io sono davvero contentissimo del lavoro che ha fatto la Bandai Namco. Per questo li ringrazio, per avermi permesso di giocare a questo gioco splendido. Certo, li ho dovuti pagare lo stesso, non fraintendete. Però sono contento che sono riusciti a sviluppare un gioco simile, perché uno magari non ci fa caso, non ci pensa, ma quando uno gioca a un videogioco dovrebbe sempre un po' essere grato agli sviluppatori per il duro lavoro che hanno fatto in questa opera. E io sono il primo a dirgli davvero grazie. E poi intanto mi vedo qua, mia bella Asuna, avete già visto un po' di dialogo, insomma, che bello. Comunque, questo primo episodio, come vi stavo dicendo, non voglio incentrarlo troppo sul combattimento, nel senso che non ci saranno combattimenti, ma vi farò soltanto vedere la città, la grafica, i dialoghi iniziali, che sono un po', come vi dicevo, il succo di un inizio serie, insomma. Non vi aspettate adesso che vado lì a picchiare tutti i mostri in carica. Lo farò già nel prossimo episodio, in realtà, quindi non è che dovete aspettare chissà quanto. Però, davvero... voglio mostrarvi appieno la potenza, tra virgolette, grafica, perché potenza, no, come dicevo, è ben definita, però magari, no, qualcuno mi potrà obiettare, ma non è ultra, ultra, ultra dell'ultra. Però a me piace già così, io sono davvero affascinato da queste cose. Poi, per di più, un RPG è un po' più complicato da, diciamo, rendere graficamente così bello. Guardate che spettacolo, la strada del mercato, qui il ponte... Anche perché voi dovete immaginare, dovete ricreare tutti gli scenari, degli ambienti, delle entità. Non è per dire come in uno sparatutto, che è più un problema di ping, che ci stanno qui, quella mappa già fatta, insomma, non è che dovete definirla più di tanto. I 12 persone che giocano, diciamo le mimetiche, i fucili e i proiettili, quindi più una questione di ping. Qua invece è una questione di motore grafico. Guardate adesso, vi faccio vedere in prima persona, che spettacolo. Cioè, guardate adesso solo Asuna... con dietro in sfondo il fiume. Che spettacolo proprio grafico. Rispetto a Hollow Fragment, questo davvero è un passo enorme. Davvero sono contentissimo di questo. Poi qua io sarei rimasto, diciamo, tutto il giorno ad ammirare lei e il paesaggio, ma insomma ve lo risparmio. Andiamo a fare anche un po' altro. Qua vedete, c'è la bacheca con il tipo delle taglie. È un po' come, diciamo, Hollow Fragment è rimasta questa cosa, no? Della bacheca con le missioni, ma no? Che voi andate, staccate il fogliettino, dico, oh, che missione c'è? Bam, e la fate. Però la cosa che hanno introdotto, che già inizio a dirvelo adesso, è, diciamo, carina come cosa, che anche le persone singole possono darvi una missione. Quindi voi andate a parlare, per dirti, con una persona, una per strada, magari mi ha inviato lui un messaggio, e ti chiede, oh, senti, mi servirebbe due o tre cosette, potresti andarla a prendere? Vai un attimo e via.
Questa è davvero carina come cosa, no? Per farci rendere conto che non è che la bacheca ce le dà in maniera così. Cioè ci sono delle persone che sono lì e le hanno messe le missioni. Ma comunque, anche se non le mettono lì, come vi ho già spiegato, possono darle direttamente a noi. Ho fatto, comunque ho già giocato in questi 2-3 giorni. Mi dispiace che il video esce di lunedì, volevo farlo uscire di domenica, ma ho giocato come un addannato perché mi ha preso tantissimo il gioco. Però insomma, appena possibile sono riuscito quindi a mettermi qui a renderizzarlo e portarvelo, farvelo gustare. Guardate ad esempio adesso lo scenario del parco. Io adesso quando l'ho visto per la prima volta questo parco sono rimasto esterrefatto, perché mi sembrava il parco sotto casa mia. Cioè, ma avete presente proprio quella tipologia di parchi, no? Che c'è la stradina, c'è l'erba, con tanto di cartello non calpestare l'erba, e poi la fontana nel... cioè, e se, sembra quello. Cioè io sono rimasto davvero, ho detto ma che cazzo, ma sono sceso fuori di casa, ma che è successo? Boh, sono rimasto scioccato. Qua poi ogni tanto c'è anche qualche dialogo con Asuna, qualche bella battutina sui vecchi ricordi. È anche bello questo videogioco per quanto riguarda, diciamo, i fan della serie, perché ci sono un sacco di riferimenti a Sword Art Online proprio e un po' anche ai videogiochi, quindi avete proprio modo di rivedere ciò che avete visto e di sentire i personaggi come ne parlano, no? Con scherzo e divertimento delle vicende passate, o anche un po' con tristezza e malinconia, insomma. Questo è davvero bello, è davvero il continuo, sembra davvero che siate dentro il continuo della serie, e questa è la cosa bella. Cioè non è un capitolo a sé smezzato, è proprio il continuo che vi sentite, no? Che i personaggi vi trascinano nelle loro emozioni e nelle loro esperienze, ricordi. E dite, oh, c'ero anch'io lì, c'ero anch'io insieme a te là. Poi qua ovviamente violo la prima regola che uno non deve mai violare nel parco: camminare sull'erba. Dico, chi se ne fotte, cammino sull'erba, sul prato, vado vicino a questa bella fontana, davvero bella, vedete l'acqua proprio com'è definita, cioè mi piace davvero tantissimo. Poi qua vedete, posso anche un po' zoomare la telecamera per vedermi un pochino più vicino, ma adesso signore arriva proprio il clou. Cioè adesso io scendo da questo parco, vedete che c'è questa scalinata di legno, e adesso io vi dico, guardate questo scenario. Io sono rimasto folgorato quando ho visto questa cosa, cioè sono rimasto davvero, oddio che figata, cioè, ma non mi sarei mai aspettato uno scenario del genere. Davvero sono contentissimo del lavoro che hanno fatto. Qui infatti mi ero messo proprio sulla panchina con Asuna, tipo Asuna, per favore, stiamo un po' qui a vedere il paesaggio, davvero. Ne ero completamente affascinato. Davvero, oh, spettacolare. Quindi, per quelli che hanno giocato già ai capitoli vecchi, stile Hollow Fragment e Lost Song, consiglio tantissimo di comprare questo gioco se volete soprattutto vedere qualità grafica, perché ce n'è proprio da farti brillare gli occhi, no? Quando vedevi, no? Insomma, quella... la questione è che tu eri dentro il videogioco, perché si parla comunque di un videogioco, però ne eri consapevole a maggior ragione per il fatto che la grafica non era altissima. Qua sei dentro al videogioco che sembra però realtà. Cioè, per un attimo ti dimentichi che sia videogioco quello che stanno giocando Kirito e i personaggi, ma ti sembra quasi come se fossi nell'era fantasy, no? Con spade e vai a ammazzare i draghi. Però in realtà loro sono dentro un videogioco stesso. E questa cosa, proprio in questo gioco, ti passa di mente, perché è talmente ben definito che sembra quasi, per dirti, al pari di un classico RPG fantasy, davvero, spettacolare. Però quel tocco in più dei dialoghi, come state vedendo adesso, no? Che fanno sempre un po' piacere, i personaggi per cui magari uno è un po' attaccato, e poi andremo a vedere nel prossimo episodio il combat system, perché mi direte, vabbè, io vedo tutti questi dialoghi, questi scenari, ok, ma io mica mi posso vedere un film, cioè... Io sono venuto qui per sapere com'è, come si picchia, come si legna. Però ho voluto dividere la faccenda, perché vorrei fare anche un'ampia riflessione sul come cacchio si chiama, il combat system. Perché appunto non è una cosa che va presa alla leggera. Cioè, voi, a parte i dialoghi, spenderete, se giocate ovviamente sulla torre Hollow Fragment, l'80-90% del vostro tempo a picchiare qualcuno, cioè a picchiare mostri senza pietà. Poi ci sarà, diciamo, un 10% di dialoghi e un altro 10% di vedersi l'equip, le abilità, queste cose qui. Però volevo dedicarci un episodio apposta al System Combat, Combat System, System Combat, insomma quello,
perché appunto vorrei dedicarci proprio tanto tempo in particolare e farvi un video neanche troppo lungo, perché sennò davvero siete qui a sparare nei coglioni. E vi lascio quindi adesso in questi ultimi minuti con la vista di questa ultima zona della città. Abbiamo visto la strada del mercato, il parco, la piazza del teletrasporto, quella con l'obelisco, perché è all'inizio. Adesso andiamo a vedere questa ultima zona, che è il Belvedere. Come aveva detto già Asuna, è una zona un pochino più di bar, insomma, potete andare lì e prendervi, per dire, una cioccolata calda, queste cose qui, che servono per aumentare l'affinità con la vostra eroina, con l'eroina con cui vi portate appresso. Però per il resto, insomma, una zona tra virgolette relax, cioè vi mettete qui, quando avete finito una missione, dovete controllarvi l'equipaggiamento, guardare un po' il panorama, mettete lì e state tranquilli, insomma, non è niente di che. È bella questa cosa che, diciamo, un gioco deve essere intenso ma allo stesso tempo rilassante, e anche la musica vi riesce comunque a rilassare un po', vi fa vivere quello spirito medievale, però allo stesso tempo vi fa rilassare perché state vagando nella città, state andando nella safe zone tranquilli, in mezzo alle bancarelle, in mezzo alle persone. Qua vedete, parlo pure con, ho parlato con Lifa, l'ho messa in squadra, però vedremo al prossimo episodio Lifa come combatterà, insomma, vedremo se ne sarai degna. Quindi vi lascio, signori, con questo dong di campana, che spero sia di buon auspicio, ma non ho praticamente dubbi, e vi saluto, vi auguro davvero bene dall'anima, spero che questa serie vi faccia piacere e andremo fino in fondo di questo giocone. Ci vediamo nel prossimo, da Dark Knight è tutto ragazzi, ciao a tutti!